sia qualcuno così? Posso? Aspetta, aspetta. Ci sono io sì. Una forza. Questo scende sì. Io devo inizialmente il problema di sono i mine. Va bene, lo so? Sì, sì, va bene. Allora, visto il buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, l'ansia per Ciano è finita? O ha recuperato? No, credo che Ciano non sarà convocato e non sarà a disposizione per questa partita. Sappiamo che cosa ha. Potenzialmente non ancora, perché deve fare ancora gli esami strumentali, però la sintomatologia ci fa capire che non sarà a disposizione per questa partita. Nelle prossime ore effettuerà gli esami diagnostici che ci diranno poi l'entità di questo fastidio muscolare che ha avuto. Benissimo, allora, anzi malissimo. Comunque allora, le faccio, di conseguenza, la mia domanda. Allora, dato che non c'è Ciano, quindi è lungo, domani con la preventiva farà il 3-4-2-1 con Sloer al fianco al campo, come trequartista, oppure... Per lungo ritornerà al 3-5-2 con Maiello e Cassata e Cinque Sanezia. Ma è una cosa che è successa da poche ore, quindi abbiamo qualche dubbio su chi dovrà sostituire Ciano, e di conseguenza quando avremo deciso chi lo sostituirà decideremo anche il modulo che adotteremo per affrontare la Fiorentina. Quindi ad oggi è normale che i papabili sono Soddimo, sono Bloé, naturalmente giocando con doppio trequartista o comunque con il trequartista dietro due punte, perché potremmo anche far giocare Pinamonti con Campbell insieme, quindi non è detto che ci possiamo precludere nessuna strada, compreso quella del 3-5-2 che con Cassata comunque ci porterebbe tra virgolette all'antico, ma ci darebbe sicuramente altri vantaggi, come del resto tutti i moduli hanno. Il percorso... Ah, no, insomma, mister, noi sappiamo benissimo che ogni partita ha storia a sé. Sappiamo anche che avremo un avversario che in Serie A c'è quasi nato, per dire che ha acquisito una mentalità ormai ben radicata. Però è anche un avversario che un po' di casa ha stentato finora. L'ultima partita di vita che è stata il campionato scorso, eccetera. Quindi questo a noi ci dà un po' più la spinta in più per tentare di fare la fase offensiva, anche se ripeto, i valori in campo sono, al di là dei risultati che non ha ottenuto fuori casa, sono ben diversi. Può essere quindi una spinta in più per fare una partita, diciamo, d'attacco, un po' più votata alla fase offensiva? Ma credo di no. Non mi piacciono né i numeri né qualsiasi tipo di considerazione prima di un match, perché non è frase fatta, ma ogni partita ha la sua storia, e di conseguenza la Fiorentina va affrontata come la partita successiva che arriva, come una grande opportunità di fare tre punti fondamentali per noi, per la nostra classifica davanti al nostro pubblico, e di conseguenza andrà affrontata come la partita sempre più importante, no? Come ho sempre detto, quella che viene è sempre la sfida in cui dedicare tutte le attenzioni e tutte le energie. Quindi in questo senso reputo la Fiorentina una delle squadre più interessanti di questo campionato, perché è una Fiorentina con dei giovani di grandissima prospettiva, con dei giovani di grandissimo valore, una Fiorentina che è molto propositiva anche nel calcio in cui propone, e di conseguenza sappiamo benissimo che lotta per l'Europa League è costruita con quell'obiettivo, e di conseguenza servirà da parte nostra una partita gagliarda, una partita con la giusta tigna addosso, ma con quel coraggio necessario che serve per andare a fare risultato contro queste squadre, che sono comunque di livello superiore al nostro. Quindi con l'atteggiamento che vi ho detto prima e con il coraggio necessario possiamo fare risultato. E poi
sulla spalla abbiamo avuto noi lo spauracchio di Lattari. Poi è arrivato anche Gervigno con la partita successiva. Danni, fortunatamente, non ce ne sono stati perché la difesa, la fase offensiva è stata perfetta. Adesso arriva Chiesa, sorvegliato speciale. Ma vi ripeto le parole che vi ho detto affrontando sia Lazzari che Gervinho. La Fiorentina ha dei giocatori davvero di grande talento davanti, tra cui Chiesa, che è un giocatore che conosco molto bene fin dai tempi della primavera, un giocatore che ha avuto un'escalation davvero notevole per come ha impattato con la Serie A, dimostrando di poter essere uno degli esterni che farà parte del calcio italiano e della nostra nazionale per tanti anni. Quindi lui è un giocatore che gioca nella Fiorentina, che ha grandissime qualità e che merita grande rispetto, ma non possiamo tralasciare giocatori come Piaca, Simeone, Gerson. Stiamo parlando di una Fiorentina, ripeto, tra le formazioni più interessanti proprio per l'età, molto giovane dei suoi giocatori, ma per il talento e la tecnica che dispongono, perché ogni giocatore davvero può inventare sempre qualche cosa di importante in ogni match. Crescita e continuità, no? Percorso di crescita e continuità sono due concetti molto similari, sono due concetti che si completano. E da questo punto di vista possiamo anche aggiungere il fatto che il Frosinone sta prendendo consapevolezza tanto dei propri limiti, ma quanto anche dei propri pregi. Consapevolezza di dover affrontare partite sulla carta complicate, con avversari sulla carta tecnicamente superiori, con la certezza che il coraggio delle idee che in questo momento tu stai portando avanti può consentire anche di avere il risultato che nessuno prevede, perché tutti a Ferrara ci danno per sconfitti, tutti a Parma ci danno per sconfitti, tutti alla Ventina ci danno per sconfitti. Invece il Frosinone continua questo percorso, magari, ma intorziamo ai bookmakers anche questa settimana. Ma quello deve essere il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo deve essere quello di capire che se il Frosinone mette in campo le sue qualità, e io per le sue qualità intendo davvero oltre le qualità tecniche che comunque di cui dispone, ma quelle di essere squadra più degli altri, di lavorare in maniera coesa, di lavorare in maniera compatta, di mettere davvero quello spirito che noi dobbiamo avere quantomeno alla pari, se non superiore agli avversari, tutte le partite in cui le affrontiamo, perché dobbiamo sempre stare al massimo e dobbiamo sempre portare l'asticella sulla linea che ci fa dare il 110% di quello che noi possiamo offrire. Questo lo sappiamo, e di conseguenza questo atteggiamento, questa mentalità ci deve dare la consapevolezza che il risultato si può fare con tutti e in qualsiasi partita. Quindi dobbiamo entrare davvero con coraggio e con fiducia, perché spesso e volentieri i limiti ce li creiamo noi. Quindi voglio una squadra che davvero abbia consapevolezza di poter fare risultato in ogni partita, perché poi è normale che se si guarda sul lungo sicuramente la Fiorentina arriverà di tanti punti davanti al Frosinone, ma nella gara secca noi possiamo fare risultato contro chiunque. Quindi dobbiamo avere il coraggio per giocarci ogni partita alla morte, cercando di portare via punti ovunque. Hai trovato in questa fase una continuità di idee di gioco con determinati uomini, ok? Chi in questo momento è meno utilizzato? Chi sta mettendo in difficoltà durante la settimana? Ma allora, innanzitutto devo ringraziare chi oggi è meno utilizzato, e non ne sto a citare uno in particolar modo, ma li voglio citare tutti, perché credo che la forza di un gruppo, soprattutto nella nostra situazione, sia davvero nella figura di chi oggi non sta avendo spazio, ma non sta avendo spazio perché l'avvio nostro ha dovuto far sì che dovessimo trovare una fisionomia e dovessimo dare comunque anche continuità per cercare di trovare un assetto che poi sarebbe andato a migliorare per tutti quei dettagli che poi fanno la differenza in una squadra. Quindi loro oggi ci permettono di alzare il livello dell'allenamento, ci permettono di avere un gruppo coeso. Sono giocatori che sanno di doversi far trovare pronti anche per 5 minuti. Questo loro oggi l'hanno sposato come concetto e come idea, e quindi sono contento
di avere giocatori a disposizione con questo atteggiamento, perché noi, rispetto più degli altri, questi aspetti non possiamo sbagliarli. E nella coesione di gruppo, nello spogliatoio, nel cercare di essere coesi, questo per noi è un aspetto fondamentale. Io li ringrazio perché so benissimo che giocano in 11 e 3 subentrano, e altri giocatori per diverse settimane non riescono a trovare magari spazio, e quindi so qual è il loro stato d'animo, so qual è la loro voglia di giocare, di dare il proprio contributo, e quindi ho massimo rispetto per loro, e ripeto, sono quelli che oggi ci permettono di essere un gruppo cresciuto sotto l'aspetto proprio dello spirito di squadra, che è decisamente migliorato. Giovanni, mister, buongiorno. In tre gare in pratica che hai messo in piedi un campionato recuperando punti a tutte le evidenti concorrenti. Allora ti chiedo, avverti l'estrema importanza di fare un'impresa contro una grande offerta tale come la Fiorentina, anche e soprattutto per mettere pressione sulle altre, pensiamo ad altre Udinese che si affronteranno domenica. Quindi al di là del risultato in sé, che sarebbe fondamentale, sarebbe un'impresa, ma mettere pressione proprio su quelle che stanno battagliando con voi per la salvezza. Sì, credo che questa sia una domanda opportuna proprio per questo senso, perché sarebbe davvero importante continuare a fare punti, continuare a lavorare con quel tipo di atteggiamento che ci ha fatto oggi recuperare terreno dalle dirette concorrenti, e quindi ci permetterebbe, al di là di dare un segnale agli altri, di continuare a lavorare con questo entusiasmo che comunque ci sta permettendo di lavorare più serenamente durante la settimana, che rimane sempre un aspetto molto importante per una squadra che si deve salvare, che ha bisogno anche di queste iniezioni di fiducia per continuare a spingere su quelli che sono dei concetti che stiamo assimilando sempre di più. Grazie. Grazie a voi. A voi.